Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo, è arrivato il giorno di Forza Motorsport, il gioco attesissimo per quanto riguarda la simulazione di guida, perché è un gioco che Microsoft ha iniziato a pubblicizzare parecchi mesi fa e soprattutto gli sviluppatori con dichiarazioni veramente importanti hanno detto che sarà il punto di riferimento per quanto riguarda i giochi di guida. Quindi si è creato un hype pazzesco intorno a questo gioco che veramente ha fatto la storia comunque dei giochi di guida, che con questa ultima versione punta ad essere il top della simulazione, così meno dichiarato da Microsoft. Io sono veramente emozionato, non vedo l'ora di provarlo, perché quello che andremo a fare oggi è proprio un approccio live, non l'ho ancora provato, quindi scopriremo tutto man mano, quindi potrebbe essere un video un po' confusionario perché appunto non l'ho ancora utilizzato, ma volevo appunto fare questo video con presa diretta di quello che sto andando a provare per trasmettervi emozioni che ci trasmette un gioco di questo tipo. Ovviamente essendo così atteso già solo quello crea un'emozione pazzesca. E poi un altro aspetto da non sottovalutare: Microsoft ce lo dà all'interno del Game Pass, quindi un altro gioco di livello allucinante che si va ad aggiungere a quelli che ci ha dato in questi ultimi due mesi Microsoft nel suo Game Pass, cioè giochi dal prezzo importante, giochi in uscita, quindi rilasciati al lancio e disponibili subito sul Game Pass, quindi qualcosa di veramente straordinario. Lui è disponibile sia per Xbox Serie X e Serie S che per PC. Oggi lo proveremo su Xbox Serie X, quindi quello che andremo a vedere oggi è il risultato che abbiamo se andate a scaricarlo sulla vostra console. Poi ovviamente su PC il livello dovrebbe essere ancora superiore, ma già su console Microsoft ci ha sempre fatto vedere che quando crea ovviamente prodotti lei per le sue console, la qualità grafica è veramente allucinante e anche l'ottimizzazione per sfruttare al meglio l'hardware di questa console è sempre qualcosa di sbalorditivo. Quindi detto tutto questo, andremo a provare appunto lui utilizzando la mia postazione di guida della Vevor e con il volante Logitech G923 che è compatibile al 100% con Xbox. Poi qua ho anche la leva del cambio, ma non so se oggi la utilizzeremo, perché comunque essendo proprio un primo approccio con il gioco c'ho già tante cose da guardare, capire le macchine, comunque il volante che magari da configurare, tutte queste cose. Per quanto riguarda il cambio, oggi lo utilizzeremo con il cambio automatico, perché se no altrimenti non se ne esce più, perché come ho detto è proprio un primo approccio. Ma detto tutto questo, non perdiamo altro tempo perché non vedo l'ora appunto di salire in macchina e a tutto gas con Forza Motorsport 2023. Vedete Game Pass, perché questo gioco è incluso nel Game Pass, cose pazzesche per quanto riguarda il Game Pass di Microsoft ultimamente, perché ci sta dando delle prime veramente pazzesche. Allora, subito ci dà la possibilità di scegliere tra prestazioni RT o grafica. Io starei su prestazioni, così abbiamo anche i 60 fps. 1 di 7, selettore valore disattivato. 1 di 2. Poi allora abbiamo l'assistente vocale che possiamo attivare o disattivare. Andiamo in impostazioni. Allora, assistenza moderata, assistenza bilanciata, assistenza bassa, assistenza minima. Ora mettiamo minima, poi andiamo magari a modificare i particolari. Allora, traiettoria ideale mettiamo completa. Frenata, ABS attivo, accelerazione facciamo non assistita, sterzata lasciamo simulazione, consenti lo sterzo manuale box, sì, controllo della trazione, sì, controllo della stabilità per adesso lasciamo no, cambio, mettiamo un... no, mettiamo per adesso automatico, poi più avanti proverò cambio manuale con la frizione, con il cambio ad H. Allora, poi tempo di pressione dei pulsanti lasciamo così, stile limite del tracciato, occada, scegli una visualizzazione del limite del tracciato come indicatori colorati, sì, lasciamo tutto così, andiamo su volante, eccolo qua, quindi... abbiamo aumenta la marcia, leva a destra, riavvolgi, abbiamo X per riavvolgere, dopodiché abbiamo cambia visuale,
Opzione mettiamo 13 di Y. 23, valore, visualizza pulsa, assegna cambia vis, opzione. Ok, cambia visuale, abbiamo messo opzione Y, 13 di gruppo, abbiamo volante avanzato zona inattiva, qua per possibilità di regolazione di tutte le forze del volante, andiamo avanti, gruppo, lingua italiano, gruppo, extra, extra, niente, gruppo, 12 di 12, ok, usciamo, conferma, salva. Ecco l'intro che stavamo aspettando. Già la pelle d'oca, pelle d'oca. Da quant'è che lo stavamo aspettando? Anche perché veramente è stato creato un hype pazzesco. Guarda che roba. Che macchina. Almeno nel gioco le puoi utilizzare nella vita reale, non le potrai mai utilizzare. Ma qua, sì. Guarda che roba. Le hypercar. E ci spingiamo al limite per scoprire chi siamo. Questa è la nuova era degli sport motoristici. Questo è Forza! Sta cadendo la mascella, si vede? Pazzesco, pazzesco. Caricamento. Caricamento. Allora, siamo negli Stati Uniti. Ah, ok, ci fa partire subito a cannone. Ok, ci ha fatto configurare un po' di cose e adesso ci fa partire subito a cannone. Il circuito perfetto per mettere alla prova la nuova corvette, non è una gara, ma ci saranno anche altre auto, quindi fai attenzione al traffico. Ah, bene. Quindi siamo a bordo di questa corvette super sportiva e completa il giro di prova. Giro di prova. Aiuto! Ma cacchio, ma ti fa partire proprio a cannone! Pazzesco! No, subito largo no! No, subito largo no! Vabbè, ma cacchio, ma ti fa partire così a cannone! Vai, vai, vai! Ce la possiamo fare un giro intero! Sì, comunque la voce non è quella che ci sta parlando dai box, ma la voce aiuto che parla in italiano, che ci dice i tasti, è da eliminare sicuramente perché veramente è fastidiosa. E dai che ce la facciamo a fare un giro, però cacchio, siamo partiti a cannone, ma cos'è? Ho capito che non è una gara, ma se mi fai partire così a cannone però... Premi pulsante X per riavvolgere. Non voglio riavvolgere. La voce assolutamente da andare a rimuovere dalle opzioni. Anche perché qua è tutto nuovo, sono partito proprio così secco, ti fa partire senza avere mai guidato questo gioco e soprattutto queste auto all'interno di questo gioco ancora larghissimo. Adesso prendiamo confidenza anche col freno perché qua tutto è praticamente da scoprire, anche la parte del volante che non è regolato per niente, mi sembra che diventi fin troppo duro in certe situazioni da regolare. Ovviamente avete visto, lasciato tutto di default con il mio G923, ecco che stiamo prendendo questo qua davanti. Vai, vai, giù a cannone. Giù a cannone, giù a cannone, uno l'abbiamo sorpassato, staccata. Vai, vai, che stiamo prendendo confidenza, stiamo prendendo confidenza, scia e via. Ne abbiamo passato un altro. Wow, ho già sudato e ho fatto solo un giro.
bellissimo, bellissimo, spettacolare. Cioè, incluso nel pass un gioco così qualcosa di fuori di testa, un'esclusiva Xbox e PC. Io voglio guidare questa, voglio guidare questa! Caricamento. Bellissimo, bellissimo. E ho sudato come un animale, sono già sudato. Allora, Giappone, ma ci fa partire ancora, adesso ci fa partire a cannone con le hypercar, sì! Vabbè, ma però un gioco che ti inizia già a tuono così è tanta roba, eh. Perché ha subito un molla di adrenalina, non capisci cosa sta succedendo, perché sei catapultato direttamente in mezzo alle altre macchine su circuiti che magari non hai manco mai utilizzato. Ok, cosa sta succedendo? Vai in box, fa tutto da solo, non sto facendo niente. Guarda che era la Cadica V Racing che ha corso a Le Mans 2023 ed è arrivata, se non sbaglio, terza, se non ricordo male. Bellissima. Bellissima. Hypercar, dove ha vinto la Ferrari. Magari c'è anche quella all'interno del gioco, non lo sappiamo. E poi ha cambiato tutto anche per quanto riguarda il ritorno di forza del volante. Cambiato tutto, vabbè, anche la frenata è cambiata. Cazzo, qua frena adesso di brutto rispetto alla macchina di prima che era una specie di turismo sportiva. Qua abbiamo invece una delle macchine più estreme che esistono da corsa dopo la Formula 1. Cioè, guardate che roba, bello. Ovviamente essendo una categoria dove corrono anche le GT, quindi abbiamo questa hypercar super veloce, poi vedete lì davanti ci sono le GT come la Ferrari, la Corvette, tutte queste macchine probabilmente hanno un passo gara diverso dalle hypercar che hanno prestazioni nettamente superiori, anche se rispetto a me vanno forte pure loro in questo momento. Abbiamo le Porsche lì davanti, non vorrei andare a tamponare, non vorrei andare a tamponare, vai, vai, non ce la facciamo neanche adesso, come si fa a fargli fari? Voglio fargli fari, spostati, non voglio tamponarti, spostati. E dove cacchio lo sorpasso io questo? Non conosco la pista. Forse adesso no, non l'ho visto, o meglio lui non mi ha visto, non ci siamo visti, non lo so, ma ci siamo toccati. Spostati, spostati. Ultimo giro, sbocco 0,1 minuti 30,653 secondi. Staccata in ritardo, ma riusciamo a tenerla. Riprendiamo il punto di corda, non so come ce la posso fare, ma almeno con la Porsche lì la devo raggiungere. Cacchio, ha prestazioni nettamente inferiori alla mia super Cadillac hypercar. Vai, 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 staccata. Sì, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Sorpasso all'esterno, staccata. Adesso lo staccano molto prima di me, perché comunque sono macchine che hanno ovviamente un impianto frenante nettamente diverso dal mio. No! Cacchio, no, 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 no! Non volevo toccarlo, quindi mi è toccato. No! Mi è toccato frenare all'ultimo! E porca merda, ma non fermalo! Troppo presto si fermano rispetto alla mia! È difficilissimo guidare in mezzo a queste, vanno più piano, ma ti condizionano un casino, non le voglio toccare! Non le voglio toccare! Ma alla fine andrà a finire che le toccherò, dai, 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 che adesso ce la posso fare, via una! Quanti giri sono? Ah, il primo giro! Ok, obiettivo raro sbloccato, non so cosa abbia fatto, ma ho sbloccato addirittura un obiettivo facendo molto molto cagare, devo dire. Però capite che catapultati ragazzi, così, pam, di punto in bianco con due auto completamente diverse, una Corvette prima, diciamo abbastanza easy per quanto riguarda le prestazioni rispetto a questa che veramente è qualcosa di super super prestazionale. E guardate che spettacolo che è, che dettaglio grafico, madonna, guardate gli interni, allucinante. Qua Microsoft ha fatto un lavoro veramente spaziale, bellissimo, bellissimo. Ah, ok, adesso personalizziamo il nostro corpo,
quindi possiamo scegliere tra maschio e femmina, maschio, possiamo scegliere, ah ok, anche la, quello che è la nostra tuta, ah questa voce non la sopporto più, adesso devo entrare nel menu e disattivarla perché è veramente vomito, ragazzi non attivatela perché vi fa venire il vomito, o forse bisogna mettere la modalità quella che parla proprio quando è super necessario, se no sta zitta perché veramente fa venire il vomito, eh. Io andrei a scegliere questo rosso nero con rosso lì sfumato. Obiettivo raro sbloccato ancora, qua sblocchiamo obiettivi senza far niente. Perfetto, questo dovrebbe essere probabilmente alla ricerca dei vincitori svoltati in mille piccole decisioni. Viaggio di un'auto dal sta. Ciascun componente, ciascun dettaglio. Guardate che bella la Mercedes vecchissima MG. L'ultima Volkswagen. La Ferrari. Cos'è questa testa rossa? Sì. Sì, abbiamo veramente di tutto, eh. Spettacolare, spettacolare. Toyota Supra! Toyota Supra, quelle di Fast and Furious. E poi qua abbiamo anche la Subaru Impresa e la Mustang, la Honda. Cioè, veramente, ma guardate che dettaglio grafico che hanno le macchine, i riflessi delle carrozzerie, cioè hanno veramente un realismo assurdo, eh? Assurdo. Per la nostra prima serie potrai scegliere tra diverse auto, sono tutte fatte in potenza, perciò seleziona quella che più ti ispira. Quindi posso scegliere tra la Mustang, la Subaru o la Honda. Cosa scegliamo? Subaru 2019. Levetta sinistra carga auto, Mustang GT, Ford 2018. Io andrei di Subaru. Il Subarone, però che la Mustang. Cosa prendiamo? Levetta sinistra carga auto. Andiamo di Subarone, dai, il Subarone. Qua ci descrive l'auto per quanto riguarda le caratteristiche. Guardate il dettaglio del motore, pazzesco, pazzesco. Qua ci dice tutto, abbiamo la trazione integrale per quanto riguarda la Subaru, ovviamente, perché è sempre stato un suo punto di forza, le auto 4 ruote motrici, difficoltà, driver valori più elevati, fanno sì che gli avversari tengono tempi sul giro più veloce, grazie per la selezione, vabbè, non lo so, partirei con un 3, non so quanto realmente questa percentuale di valore influisca sulle loro prestazioni, quindi vabbè, lasciamo così, qua lasciamo regole sport, continua, ok, finalmente sono riuscito a disattivare quella voce fastidiosissima che non mi permetteva neanche di concentrarmi sul menu perché continuava a parlare, poi balbettava perché passando da una scritta all'altra non riuscivo a finire di leggere e siamo tornati a quello dove eravamo e siamo tornati dove ci eravamo fermati, quindi iniziamo questa prima gara del intro trofeo costruttori, quindi abbiamo scelto la Subaru 4 ruote motrici. Quindi andiamo a fare avvia, qua ci fa vedere il circuito che andremo ad affrontare che è circuito club Grand Oak Raceway, quindi Oak Raceway e sia lui, anche perché non è proprio potuto scegliere, quindi questo è. Allora, metti a punto l'auto. Ho messo a punto l'auto personalizzata, ok, vabbè qua non saprei cosa dare a stoccare in questo momento anche perché l'auto non l'ho ancora praticamente utilizzata, quindi lasciamo tutto così. Dopodiché abbiamo carburante e pneumatici. Allora, la gara è di 4 giri, quindi mettiamo il carburante per farne 5. Allora saliamo un po', ok, 5 giri, quindi dovremmo essere a posto. Pneumatici lasciamo quelli perché tanto adesso non so praticamente cosa andare a toccare. Allora abbiamo sbloccato un altro obiettivo, quindi torniamo all'evento, ok, informazione evento, nebbia rada bassa, 4 giri, giri di prova 3, ore del giorno 8,
elenco piloti, ok, ok, quindi iniziamo le prove. Eccomi qua con la mia bellissima tuta che ho appena acquistato. E guardate che spettacolo, la mia Subaru. Bellissima, guardate che grafica allucinante, pazzesca. Ok, cosa sono le prove? Le prove sono sezioni libere in cui familiarizzare con il tracciato e far salire di livello la tua auto guadagnando punti. Prima di ogni gara puoi ottenere crediti tanto nelle prove quanto in gara, dunque il tempo che dedica alle prove è prezioso per migliorare sia la tua abilità sia la tua auto. Ogni sessione di prova ha un tempo di giro prefissato basato sulla difficoltà tra le gare. Se raggiungi questo obiettivo riceverai ovviamente punti aggiuntivi e saprai di essere all'altezza dei tuoi avversari in vista della gara. Ok, vediamo se sono adatto a correre con questi avversari. Ok, quindi sono prove. Siamo con la mia Subaru 4 ruote motrici. Allora, le prime impressioni di questa macchina, direi buona, sto andando dritto. Ok, staccatona. Vai. Vista non la conosco minimamente, quindi seguo proprio quello che è la traccia creata sull'asfalto. Però ci stiamo avvicinando a quello che è il nostro primo avversario, anche se queste sono le prove, però vuol dire che, guardate i riflessi, che spettacolo, questo vuol dire che dal punto di vista della guida non sono malaccio in questo momento, anche se ho impostato comunque il livello degli avversari non altissimo. Teniamo il punto di corda, mi sto allontanando troppo dal punto di corda, sì, rispetto a lui che l'ha tenuto meglio di me, però adesso stiamo uscendo dalla curva forse più veloce di lui. Lui sta... No, non volevo toccarti. Non volevo toccarti, collisione, nessuna penalità, per fortuna. Staccata. Avete visto che in alto esce la bandierina verde, o meglio un rettangolino verde che ci indica che la collisione non ci fornirà nessuna penalità perché è stata una collisione di gara. Ok, staccata. Vediamo se riesco a staccare tardi di lui e tenere la corda lo stesso. Sì, ce la stiamo facendo. Andiamo a prendere anche quello davanti. Vai, vai, vai. Che bello che, ragazzi, è bellissimo, bellissimo. Qua sta girando su Xbox Series X, come vi ho detto all'inizio video, e la grafica fa paura, fa paura. Fa veramente paura. Vai, vai con la mia Subarona. Vediamo se riesco a prenderne qualcun altro davanti a me. Vediamo, vediamo. Questo dovrebbe essere l'ultimo giro. Comunque il circuito molto corto. Ok, vediamo se ne riesco a prendere un altro. Vai, vai, vai. Adesso sto utilizzando il cambio automatico perché volevo prendere confidenza col gioco, perché c'erano già troppe cose da guardare, poi proveremo il cambio ad H, troppo sul cordolo, ma non fa niente. La Subaru 4 ruote motrici tiene. No, no, non ti voglio toccare, non ti voglio toccare. Muoviti però. Oh, cacchio! No, 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 no! Io sono entrato un po' troppo deciso, lui non poteva vedermi, anche perché era impossibile sorpassare probabilmente lì. Adesso devo riprovarci. Vai, 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 tutto gas. Ok, sono uscito velocissimo dalla curva. Stavolta lo frego, stavolta lo frego. Ok, abbiamo finito le prove, ho sudato tantissimo anche per fare queste prove, ma guardate che roba, spettacolo, spettacolo, vediamo come si muovono i meccanici, se si vedono in questo pezzettone di video.
qualche gibollo sulla mia Subaru per la toccatina che ho dato, probabilmente c'è. Ok, vai alla gara, vediamo adesso la gara, ultima diciamo parte di questo video, giusto per vedere come ci si comporta in gara, ma dove, ma quanti cazzo sono? Guarda quanti! Ok, bellissima anche la griglia di partenza, come viene filmata, il realismo che abbiamo. Questo è quello che ha fatto la pole. Io non so dove sono. Questo è il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo. Quindi sono settimo sulla griglia di partenza. A cannone. 2, 1, vai! Ok, le quattro ruote motrici alla partenza si sono fatte sentire. Comunque è partita per porca miseria, chi è quello? Ma quello è partito non a cannone di più, si sportellano, stiamo fuori dalla mischia, staccata all'esterno, vediamo se uno è andato dritto, ma dove sei andato a tagliare l'erba? Ci sono andato anch'io perché guardavo lui, l'ho tenuta, staccata, sono io all'interno, mi fai passare, non volevo toccarti. No, larghissimo. Torna dentro. Mi hanno passato in 50 probabilmente. Aia, mi ha toccato anche lui adesso a me. In effetti sono entrato forse un po' troppo deciso, in realtà aveva lui la precedenza sul mio rientro. Vai, sono uscito più veloce di questo dalla curva. Il primo ormai è lontanissimo perché con l'errore che ho fatto di sicuro non lo posso più riprendere. Non posso riprendere questo che era quello che era partito a cannone. Ok, quindi in questo momento siamo quarti. Non ci voleva l'errore all'inizio. Vai che ne prendiamo un altro. Come ho detto, le impostazioni, o meglio, come avete visto, le impostazioni sugli avversari non erano niente di che, non ho esagerato perché non sapevo in realtà quanto sono competitivi loro e quanto io non ho confidenza con questo gioco, quindi loro non vanno velocissimi dal punto di vista delle prestazioni, però ci sta come inizio perché come avete visto qua si parte a tuono larghissimo, no, testa coda no! Retro e anche no, quindi è finita malissimo. Cosa è successo lì davanti? È successo di tutto. Ma dove se lo sta portando? No, non venirmi addosso, via. Sono finito ottavo dopo questa collisione perché comunque come un pesce verso mi sono girato, un errore stupidissimo mentre andavo a prendere probabilmente il terzo se non ricordo male. Vediamo se adesso possiamo migliorare, veramente stavo facendo una gara bellissima. Cos'è questa? La Camaro? Una Mustang forse? Vai! Siamo passati settimi ancora, staccata. Vediamo se riusciamo a recuperare qualche posizione. Dopo l'erroraccio che ho fatto, vai che ce la facciamo a prenderne un altro là davanti, abbiamo ancora un paio di giri, un giro e mezzo circa. Senti il motore del Subarone che viene su. Ok, vai quasi a tuono, l'abbiamo fatta, quindi probabilmente avremo preso un po' di velocità in più rispetto a quello davanti. Sì, infatti ci stiamo avvicinando. Staccata. Perché lo andiamo a prendere anche il settimo, lo andiamo a prendere senza troppa fretta, se no sbagliamo. Andiamo a prendere il settimo, lo andiamo a prendere. Non è ancora questa la curva per il sorpasso, però
perché sei uscito un po' lento lui rispetto a me, ha dovuto mollare, ma sono andato largo io. Adesso vediamo se riesco a stargli vicino in questa curva. Mi ha chiuso la traiettoria, me l'ha chiusa. Spostati, sei più lento. All'interno, ce l'abbiamo fatta all'interno, cambiamo visuale per vedere il Subarone dall'esterno. Ecco il Subarone dall'esterno, anche se con questa visuale faccio più fatica a guidare. Torniamo all'interno ed ho finito settimo. In realtà mancava un giro, non un giro e mezzo, e l'errore che ho commesso l'ho pagato veramente veramente tanto, un errore troppo grosso con il testa a coda che non ci voleva. Quando stavo per andare a prendere il terzo dove ho fatto un errore veramente stupidissimo, quindi niente di eccezionale questa gara, ma è proprio l'inizio, ragazzi. Devo configurare il volante, cioè tutto già, non è che sia un fenomeno. Mi piacciono i giochi di guida, ma non è che ho diciamo delle doti allucinanti, però qua siamo proprio partiti a cannone. Ed eccomi qua la mia Subarona sul settimo posto, la mia bellissima tuta. Guardate che bella che è la mia Subaru S209. Quindi ragazzi, questo è Forza Motorsport, un gioco che stavamo attendendo tantissimo, per quanto è stato appunto spinto da Microsoft e soprattutto pubblicizzato dagli sviluppatori, e ha creato veramente un hype pazzesco intorno a sé, perché è stato dato come punto di riferimento dei giochi di guida, e trovarlo incluso nel pass, che è veramente negli ultimi 2 mesi ci ha dato una quantità di giochi assurda, è veramente tanta roba. E poi ovviamente, essendo un gioco creato da Microsoft, gira su Xbox Serie X in maniera impeccabile, con una grafica allucinante. Ovviamente su PC sarà ancora di più quello che è l'impatto grafico, ma anche qua avete visto è tanta roba davvero. Quindi ragazzi, se questo è un mio video in cui vi ho portato queste mie prime impressioni riguardante Forza Motorsport, l'attesissimo gioco di casa Microsoft disponibile solo per Xbox e PC, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, tantissime cose arrivano sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni, ma tutta la tecnologia in generale, anche di questo supporto volante, se ho di coupon sconto li trovate sicuramente. Anche per quanto riguarda il volante Logitech G923, quando sarà in offerta su Amazon ve lo segnerò sicuramente sul mio canale Telegram. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità, magari ancora con Forza Motorsport. Ciao e al prossimo video.